Un'indennità compensativa ai comuni montani che forniscono l'acqua a famiglie e aziende della pianura. A chiederla è l'Unione Nazionale dei Comuni e delle Comunità Montane. Ci spiega di cosa si tratta il presidente di Uncem Toscana, Oreste Giurlani. La montagna da sempre dà delle risorse all'intera collettività. Un esempio è l'acqua. Pensate a grandi città che vanno avanti con l'acqua che viene dalla montagna, ne cito uno, Firenze, Prato e Pistoia col bilancino del Mugello. Noi riteniamo giusto che, visto che l'acqua è una produzione montana, ci sia un'indennità compensativa sulla tariffa che viene pagata per delle risorse che tornano sulla montagna. Questo permetterebbe di intervenire sulla difesa del suolo, sui servizi e sullo sviluppo di quei territori. Quindi la montagna ci deve pensare la città, e se la montagna è a posto è un vantaggio anche per la città. Quindi noi chiediamo che venga messa questa indennità a livello regionale e a livello nazionale, un po' come sta facendo il Piemonte. Quindi speriamo che questo venga accolto, perché è giusto che i territori abbiano tutti gli stessi ritorni, e la montagna, siccome contribuisce con risorse endogene allo sviluppo complessivo, è giusto che ci sia un ritorno.